Dunque, un anno fa abbiamo pubblicato questo video intitolato "Come fare riprese cinematografiche con lo smartphone". Ho pensato di dare un seguito a quel video parlando dal mio punto di vista di professionista dell'iPhone 14, in particolare la versione Pro Max. Stiamo per partire per il Sudafrica, città del capo, dove gireremo un documentario sulla vita di alcune ricercatrici che provengono da contesti difficili, ma che stanno lavorando per sconfiggere malattie molto importanti. No, non userò l'iPhone 14 Pro Max, non ci penso nemmeno. Abbiamo già girato la prima parte un paio di mesi fa in India, per cui abbiamo tutta una continuità di fotografia e di tipologia di riprese da rispettare. Girare ore di interviste con lo smartphone per poi doverle copiare via Lightning sui nostri computer, siamo matti? Ci vorrebbero giorni. Ma documenterò il viaggio con questo e vedremo assieme quali sono le novità. In particolare sono molto interessato a come è migliorata la qualità video. Il mio gatto ha appena capito che me ne vado. Dunque, causa le 10 ore di volo con calo a Dubai e a Johannesburg, abbiamo limitato al minimo l'attrezzatura. Porteremo una Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. La useremo come camera apta solo per le interviste, perché questa camera è un mostro di dynamic range, gira in formato cinema, pasta stupenda, ottima qualità dell'immagine, ma i file sono enormi. Poi porteremo la mia camera preferita, una Sony A7S Mark III. Con lente da 35 mm, il fidato 70-200, questo 85 mm che è perfetto per i ritratti e quindi anche per le interviste, il 20 mm per degli shot con la gimbal, poi un paio di filtri, batterie, caricabatterie, un drone e qui abbiamo tutti i microfoni. Perfetto. Ho appena capito che viaggeremo per più di 24 ore, per 25 ore, quindi adesso sono le 2 di pomeriggio, il nostro volo è alle 3, arriveremo domani alle 4 di pomeriggio a Cape Town. Allora, siamo a Dubai, è l'una di notte, devo aspettare fino alle 4 di mattina per imbarcarmi nel prossimo volo. A quest'ora mi viene da fare questo ragionamento. Quando uno smartphone come questo arriverà a una qualità video tale per cui io sostituirò una camera come questa nel mio lavoro, si avvererà quella che io chiamo smartphone singularity. Utenti diversi arrivano a questa smartphone singularity in momenti diversi. Per esempio, persone che fanno video su TikTok, per loro uno smartphone è già la soluzione ottimale per quello che devono fare. Ma per chi fa il mio lavoro, non ci siamo ancora, nemmeno con questo iPhone. Quindi oggi voliamo con l'A380, che è l'aereo passeggeri più grande al mondo. This is her bag, yeah? But later. Okay. Wow. Thank you.
Dunque, sono arrivato a Cape Town e il viaggio è stato lunghissimo, sono stanchissimo. È strano perché non sono mai stato così lontano da casa pur mantenendo lo stesso fuso orario. Qui siamo in primavera, è completamente un'altra stagione, però siamo nello stesso fuso orario, quindi tutte le persone che sono a casa sono disponibili allo stesso tempo in cui sono io, quindi niente, è strano. Per quanto riguarda invece la qualità video di iPhone 14 Pro Max, beh, l'ho testato principalmente in situazioni di poca luminosità. Come tutti i cellulari, non si comporta bene. Tantissimo rumore, grana nella qualità video, è una cosa che mi aspettavo, ma sono sorpreso un po' negativamente perché speravo che ci fosse un miglioramento più consistente. Dove veramente non riesco a dare un giudizio è nella modalità cinematografica, la cinematic mode. Perché non riesco a dare un giudizio? Perché non è prevedibile. Sono situazioni in cui la ripresa viene veramente bene, che sembra quasi non uscire da uno smartphone, e in altre situazioni fa un po' schifo. E il problema è che non ci si può fidare sicuramente in contesti di un lavoro professionale dove l'iPhone deve performare, e quindi per adesso il mio giudizio è un po' negativo. Nei prossimi giorni lo testerò anche in situazioni di luminosità. Vabbè, adesso vado a letto, notte. This is just so typical. Ok, questa è la università, il campus dell'università di Cape Town. C'è una vista molto bella. Non so quanto si riesce a vedere. Questa è la camera frontale. Metto a fuoco sfondo in cinematic mode. Like not in focus. Because I have to press here. Oh, okay. Now you are in focus. Kind of. Sfortunata. Siamo al capo di Buona Speranza. Si possono vedere dietro me i due oceani. Questo qui è l'Oceano Atlantico e questo qui è l'Oceano Indiano, credo. Ok, sono stanchissimo, è passata la settimana, però tutto è andato molto bene, quindi adesso mi posso riposare un po'. Do un'occhiata ai video e poi domani vediamo assieme cosa ha combinato questo iPhone. Ciao! Ok, quindi ho avuto modo ieri sera di guardare un po' dei video che ho girato con l'iPhone 14. La prima cosa che devo dire è che la camera Wide Angle Lens è un grande miglioramento rispetto a quella dell'iPhone 12. È molto molto più soffice, la pasta è migliore, non è così dura nei dettagli, così over sharpened, e quindi riesce a rendere molto meglio quando c'è luce della camera dell'iPhone 12, che è l'ultimo iPhone che ho provato specificamente io. L'85 mm invece è molto buio. Potete vedere qui in situazioni di scarsa luminosità credo abbia un paio di stop meno rispetto alla lente al 24 mm, quindi è quasi inutilizzabile di sera. Noto anche che
Il microfono è abbastanza buono, ho girato un paio di video in un pub, credo si senta piuttosto bene, però per situazioni come questa dove si intervista qualcuno oppure si fa un po' di voice over, il microfono è troppo omnidirezionale, bisogna portarsi il proprio microfono, come in questo caso uso un lavalier. Però comunque la convenienza di usare questo telefono rispetto a una camera è incredibile. La modalità sport è fighissima perché effettivamente l'output sono dei video molto molto stabilizzati, come se avessi usato una gimbal. Il problema però è che anche in questo caso non li puoi usare per lavori professionali, perché anche se questo iPhone gira in ProRes, non puoi girare in ProRes in Cinematic Mode e non puoi girare in ProRes in Sport Mode. Cosa vuol dire girare in ProRes? Vuol dire che puoi prendere questo file e farci una color correction per allinearlo con le riprese di altre camere. E in contesto professionale questo è un must. Però stiamo lentamente avvicinandoci al momento in cui puoi prendere un iPhone come questo, un drone, un Mavic Mini o qualcosa del genere, un microfono e un treppiede e andare a girare un documentario da solo nella foresta amazzonica e non dover pensare di cambiare lenti, filtri, di prendere la gimbal. Stiamo lentamente avvicinandoci a quel mondo e questo è veramente figo, perché la libertà creativa che ti può dare un tool, uno strumento come questo, sarà veramente enorme. Questo non è ancora l'iPhone che renderà possibile questo tipo di utilizzo, però ci stiamo lentamente avvicinando là e non vedo l'ora. Quello sarà un momento veramente decisivo per la storia di quest'arte, di questa professione che è fare video.